8 minuti, parte il tempo, loro hanno 2 minuti, dallo scadere gli diventa giallo, allo scadere diventa rosso. Chi parla c'è il semaforo, diventa rosso. Chi parla al podio c'è il semaforino. Penso che... Sono perfetti. Va bene. Bacchetti. No, perfetto. Bisogna sempre dire così. No, la cosa stacchi la metti qui come questa, okay. Qui la compili. Per delegazioni regionali, quindi preghiamo le delegate e i delegati di cercare il proprio posto sugli adesivi che sono incollati dietro le poltrone. I maschi della Fiori sono così tanto maschilisti. Vabbè, diciamo che hanno abbastanza interiorizzato il concetto di macismo. Io questa cosa non me la immaginavo, sai? E io non me la sono neanche mai immaginata prima di entrarci, però l'ho dovuta subire molte volte. Sono riuscita a cambiare qualcosa? Diciamo che sono riuscita forse a cambiare il linguaggio un pochettino. Dentro la FIOM mi hanno sempre detto sei una donna con le palle. Preferisco essere una donna di carattere. La proposta del governo di reddito di cittadinanza va in tutt'altra direzione che quella di abolizione. Le donne sono incazzate nere con voi. Le donne sono incazzate nere con noi e ci hanno anche un po' di ragione, visto che di uomini ad ascoltare, anche per curiosità, stavamo dicendo con Roberto, questa discussione non ci sono. La nostra organizzazione è veramente, forse è la necessità di questa incazzatura, la dovrebbe proprio sentire vera e capire che stanno facendo sul serio. Uno che viene da fuori mi si aspetta che questo problema si ponga così forte anche dentro la FIOM, un'organizzazione culturalmente molto avanzata. Ritengo... Le donne della FIOM sono tanto incazzate con gli uomini della FIOM. Sì, è vero. Perché probabilmente gli uomini della FIOM, è vero che sono della FIOM e quindi hanno una marcia in più, però poi sono uomini. Questo non sembra un congresso. Il congresso è anche scambio culturale. Oh, metti la fuori spinaci del cavallo. Questa è cultura, cultura del cibo. Che spinaci del cavallo. Se non c'è cultura del cibo in Italia, non c'è da nessuna parte. Io sono della FIOM di Firenze. Perché ti do un'esperta nel pane? Pane perché panifico, per cui è abbastanza esperta. Tutte le mattine panifica, è una santa donna. In FIOM bisogna saper fare un po' di tutto. Sì. Alla FIOM e a Francesca! Ci sono così esperti di cucina. Perché ci arrangiamo? Mi piace mangiare. Il lavoro del metalmeccanico è un lavoro ancora pesante, a volte fisico, e quindi il metalmeccanico quando va a casa vuole mangiare, vuole rifocillarsi, vuole rafforzarsi di nuovo. E per questo è buon gustaio. Questo è pregiato, il tuber magnatum. Pregiato fino a che punto? È il più buono in assoluto. E costa anche i 3.000 euro al chilo, dipende dalle palle. Addirittura ci sono delle palle che arrivano a 2 kg, pure 80.000 euro sono state vendute.